Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con Formula 1 2022, signori, al Gran Premio d'Italia. Signori, siamo a casa nostra, quindi dobbiamo fare bella figura. Allora signori, non perdiamo tempo, intanto facciamo partire le qualifiche, la gara sarà sotto la pioggia e sarà un gran casino. Signori, prima di partire col video vi ricordo di lasciare like, di commentare, di condividere e di lasciarmi suggerimenti se vi va o consigli. Che dire signori, il Gran Premio lo conosco, ovviamente chi è che non conosce Monza, tanta roba. Il problema è che qui ci vuole velocità e noi velocità non ne abbiamo, quindi top 10 sarebbe spettacolare, riuscire a portare dei punti qui a casa nostra sarebbe qualcosa di bellissimo, ma noi purtroppo di velocità non ne conosciamo, comprendete nemmeno la parola cosa vuol dire essere veloci. Possiamo una cosa sperare, cercare di fare un giro, il miglior giro possibile e poi sperare nello sperabile. Incrociare tutto, la gara sarà sotto la pioggia, quindi sarà molto complicato, signori. Molto complicato, sì, però siamo qua. Siamo qua e siamo qui e ce la dobbiamo giocare fino alla fine. Allora, no, mamma mia, siamo usciti malissimo, diciannovesimi, come si fa a fare la diciannovesima posizione? Non recupereremo più oramai non recuperiamo più. Sta sbavatura ci voleva proprio come... Ah, porca miseria, stiamo facendo bene, abbiamo fatto la sbavatura in quella curva, mi sono confuso, questo cavolo di fantasma davanti è una gran rottura di scatole. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcosina qua, non abbiamo recuperato completamente niente. Ventesimi, signori, qualifiche proprio brutte. Speravamo in un buon piazzamento per cercare di far meno danni possibili in gara e invece partiamo proprio messi malissimo. Già settesimi, diciottesimi, dai, abbiamo recuperato due posizioni sul finale, forse me lo conferma, sì, diciottesimi. E vabbè, cercheremo di fare una partenza alla Maullo, come sappiamo fare noi. Loro hanno fatto 1.22, noi abbiamo fatto 1.23.9, un secondo e 4. Abbiamo potuto rosicchiare qualche altra cosa. Io tra l'altro non mi ricordo chi è il nostro rivale. Lawson ha fatto 1.24, Liam sei lentissimo, lì a 2 secondi e 2 ti hanno dato, Liam mio. Io non ricordo chi è il nostro rivale, signori, perché non gioco da un pochino rispetto... Ok, Ricciardo... Ok, che ci ha guadagnato un punticino Ricciardo. A tre prestazioni rimanenti, perché lui considera anche le qualifiche come prestazione. Va bene. Ricciardo, da che posizione parte Ricciardo? Non ne ho la più pallida idea. Quindi va bene. Calma e sangue freddo. Concentrati signori. Sotto la pioggia può succedere di tutto, sia a loro che a noi. Quindi ottimo preannuncio, che cazzo la dico? Va bene, ce la fa a caricare forse? Riuscirà il nostro videogioco a caricare? Diciottesimi, saremmo potuti partire un poco meglio forse se non facciamo quella sbavatura in quei due errorini nelle curve. Potevamo sicuramente riuscire a partire meglio, però va bene, diciottesimi. Dobbiamo recuperare 8 posizioni e difenderle per riuscire a andare a punti. La vedo difficile. Però va bene, però non ci scoraggiamo. Concentrati. Dai. Ricciardo, il nostro obiettivo deve essere Ricciardo. Il nostro obiettivo fondamentale deve essere Ricciardo. Dobbiamo arrivare davanti a Ricciardo. Ora vediamo in che posizione si è qualificato il buon Daniel sotto il diluvio universale a Monza. Vediamo la griglia di partenza, signori. La situazione in classifica. Charles Leclerc parte dalla pole position accanto a Max Verstappen, che scatterà dalla seconda posizione. Per quanto riguarda il resto della griglia, Sainz, Perez, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, Russell, Mick Schumacher. Mick Schumacher. Ed Esteban Ocon. Ricciardo è nono. Gasly, Kevin Magnussen e Bottas. Come ha fatto a fare così bene Ricciardo? Yuki Tsunoda, il pilota proprietario. Vettel, Stroll, Latifi e Liam Lawson. La vedo difficile, signori. Che cos'è? Notte fonda praticamente. Anche se oggi correrai sulla pista di casa, affrontala come tutte le altre e non correre rischi.
Va bene zio, ci proviamo. Ci proviamo signori, ci proviamo. Concentrati, concentrati, 4 luci accese, 5 luci accese. Anche se oggi correrai sulla pista di casa, affrontala come tutte le altre e non correre rischi. Va bene, Riccardo. Riccardo, staremo attenti, Riccardo. 3, 4, 5 luci accese, signori, attenzione, attenzione, la tensione è altissima, attenzione altissima. Si parte, partiti, 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 partiti. Attenzione. Ok, ok, ci stanno svernicciando tutti. Le Aston Martin stanno svernicciando. No! Liam che mi sorpassa da lì, no però. Liam mio. Ai 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 ai, calma, calma, calma. Bandiera gialla, va bene. Abbiamo distrutto qualche pezzo di macchina? No. Collisione con Bottas, va bene, o con Russell, mi sta bene. Richard non mi stava bene, Albon ci ha superato pure, mannaggia. Dobbiamo fare un'altra azione tecnico-tattica infrenata, tecnico-tattica infrenata. Loro freneranno come dei pazzi, noi freniamo. Mi interessa Richard, mi interessa Richard. Ok, signore, Richard è dietro. Richard è dietro e siamo undicesimi. Richard è dietro e siamo undicesimi, ok. Calma e sangue freddo. Dai così, dai così, dai così, bella partenza, la macchina è sana. La macchina stranamente è sana, signori, la macchina stranamente è sana. Dai così, undicesimi, undicesimi, tanta roba. Abbiamo Russell là davanti e Ricciardo dietro. Attenzione, attenzione, attenzione. Altissima la tensione qui a Monza. Abbiamo sbagliato un po' con la traiettoria e Ricciardo ne approfitta, lo chiudiamo però. Ehi, Ricci, è là. A Ricciardo, dove cazzo lo vanno? Ricciardo? Non devi frenare, lo sapevo che dovevi frenare, c'è la curva. Dritto non ci potevi dire. Dai così, dai così, dai così. Giro più veloce di Leclerc. Dai così. Dai così, dai così. Quasi 800 millesimi di vantaggio su Ricciardo. Dai, 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 dai. Giustamente qui sul rettilineo si avvicinerà a bomba. Ma noi dobbiamo semplicemente, noi dobbiamo guardare le macchine davanti, non dobbiamo guardare le macchine dietro. Bellissima la frenata, ci avviciniamo tantissimo. Perché siamo andati completamente fuori traiettoria? Ma porca, ci siamo avvicinati benissimo a Russell. Siamo andati completamente fuori traiettoria. Ricciardo deve stare al suo posto però. Ricciardo mio, devi stare al tuo posto. Dai così, dai così. Non perdiamo di vista il Russell, non perdiamo di vista il Russell. Bisogna tenere sotto controllo il Russell. Se il Russell si allontana, Ricciardo si avvicina e questo non va per niente bene. Peccato, undicesimo, mannaggia. Non può rompere nessuno là davanti, porca di una paletta ambriaca, non può rompere nessuno là davanti, vero? Ma vabbè, qui siamo andati un po' a fragole. Perché mi fa fare sbaglio sto cambio di destra-sinistra, porca di una miseria. Dai, 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 dai. 2 secondi e 1. 2 secondi di Russell ha 2 secondi di vantaggio su di noi. Noi abbiamo 1,7 su Ricciardo. Dai, dai, dai. Immagini si mette di piovere e tutti entrano in box a cambiare le ruote, sarebbe spettacolare. La macchina mi tira dritto, mi tira dritto lì. Ho perso tutto il vantaggio. Non ci posso credere, non ci posso credere. Non ci posso credere, oh, impressionante. Tutto il vantaggio che avevo accumulato l'ho perso per non so quale motivo. Concentrati, concentrati signori, concentrati. Allora, fermi tutti un attimo, ma io mi sono cambiato nuovamente le impostazioni. Aiuti. Personalizzato, frenata assistita media, bassa, aiuto sterzata, no, frenata controllo trazione completo.
Porca di una miseria. Ai 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 ai. Ok, hai perso una posizione, ma restiamo concentrati. Guarda, guarda che bastardo. Deve averci, deve avere due cose là sotto che si chiamano cojones per correre contro di me, zio. Non è che si corre così contro di me. Sì, va bene, sempre, sempre all'esterno se poi mi puoi superare. Vai, 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 sì. Peccato che c'è la frenata. Dai, 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 dai. Mezzo secondo di vantaggio. Cioè, avevamo... Avevamo Russell lì. Non ti do la scia, se vuoi mi passa all'esterno, zio. Puoi decidere. Sul bagnato non riesco a farla sta curva, signore. Sul bagnato non riesco a farla sta curva. Ma non riesco, ma stiamo parlando della undicesima e dodicesima posizione. Cioè non è che stiamo parlando del primo posto. Dico, statti al tuo posto e non rompere le scatole, zio mio. Dai. Sofferenza per non prendere neanche un punto. Prendessimo un punto, lo posso capire. Ma così, manco un punto, non ci stiamo giocando nemmeno un punto. Dai, dai. Che cazzo fa? Sculetta la macchina. Abbiamo preso un poco di vantaggio, ma che non serve a niente perché lui arriverà a cannone come se non ci fosse un domani. Noi ci spostiamo, non gli lasciamo la traiettoria. No! Che è successo? Norris si è andato a sbattere. Scusate, cosa è successo a Norris? Io non l'ho toccato. Cosa è successo a Norris? Ah, è andato lui lungo. Ah, si fa, parcheggia Norris, così impari. Mannaggia a te, a chi non te lo dice pure. È andato largo e ha parcheggiato fuori. Albon, su che macchina è? Porca miseria, come fai a essere così veloce, Albon? Sempre l'interno devi lasciare, Albon, devi tirare i freni, devi frenare, zio. Abbiamo una macchina che ha una ripresa che se la potessimo spingere sarebbe ancora più veloce. Collisione con Albon. Io non ho fatto nulla. Io ho difeso la mia posizione. Pierre Gasly è fuori dalla gara. E non è che ci frega di Pierre Gasly. Dai. C'è Stroll dietro di noi. Attenzione, l'Aston Martin ha recuperato pure le posizioni. Vabbè, certo, dietro di noi si sono ritirati tutti. Dai, così, a che giro siamo? Ah, ultimo giro, signori, siamo all'ultimo giro. Porca miseria, ultimo giro. Difendiamo. Mannaggia che porca miseria. Non siamo ancora macchina da top 10, signori. Non siamo ancora macchina da poter competere con le prime 10. Peccato, perché qua abbiamo fatto veramente bene. Stroll, sempre all'esterno. Vai, sì, vai. Maledetto che non è un anze altro. Ricciardo, tu proprio non puoi passare. Ricciardo mio, tu proprio non puoi passare, Ricciardo. Ok, prendi la gomma e portala a casa. Abbiamo perso la posizione su Ricciardo, signore. Abbiamo perso la posizione su Ricciardo. Non ci posso credere. Siamo arrivati tredicesimi. La tuta rossa più famosa al mondo. Guardiamo insieme la classifica piloti aggiornata. Charles Leclerc conferma la ci ha superato Ricciardo, signori. Ci ha superato Ricciardo di 2000. Luca Filippi
dopo questa giornata incredibile. Non ci posso credere. Chi è stato il migliore in pista per te? Oggi non ci posso credere, non ci posso credere. Abbiamo perso. Non ci posso credere, non ci posso credere, signori, non ci posso credere. Per quella cretinata che abbiamo fatto. Ah no, abbiamo preso tre punti assieme. Va bene, manteniamo 2 punti di vantaggio su Ricciardo. Porca miseria. Abbiamo perso. Che nervi. Che nervi, incredibile. Che nervi. E va bene. E va boh, e va bene. Ancora non siamo la macchina. Batte il tuo rivale in gara. Va bene. Posso che mi dà soldi, a me va bene così. E arriva in top 16. Quello ha distrutto mezza macchina, va bene. Ah. Dobbiamo cercare di migliorare senza se senza ma. Sta prima stagione sta passando veramente pesante. Stiamo facendo dei miracoli, no? Rispetto a Liam, noi stiamo facendo dei miracoli. Perché è incredibile. Neanche ho visto in che posizione è arrivato Liam. Giustamente a Monza, però, signori. Senza velocità, anzi, meno male, guardate che effettivamente pioveva, perché col DRS ci avrebbero sverniciato tutti molto prima. Quindi va bene così. E i flap li hanno rotti. Ma io posso con questi. Attività, fai tutto automatico. Hanno rotto i flap. Ma io posso con questi ragionarci. Sviluppo non riuscito. Mi hanno rotto i flap. Andiamo a far ripartire i flap. Ma porca delle vostre sorelle, quando arriverà sto coso? Va bene, prima del prossimo Gran Premio. Va bene. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di interessante. Noi abbiamo 1172 punti. Mi suggerisci qualcosa? Non mi suggerisce niente. Perché non mi suggerisce niente? Perché non mi suggerisce niente? Abbiamo tutti i reparti pieni? Mi sa, qualcosa mi dice di sì. No, ci manca un reparto, forse la resistenza, forse possiamo fare qualcosa. Resistenza. Non disponibile. Ok. Ma, possiamo fare? Facciamolo, signori. Che ce frega, facciamolo. Poi ci abbiamo tanti bei soldini, abbiamo 2 milioncini. 2 milioncini che noi potremmo andare a mettere qui per aumentare i punti risorsa. No, servono 3 milioni. Mannaggia voi. 2 milioni e 5. Qui neanche a parlarne. Va bene. Qui tempo di costruzione. Tempo di costruzione di tutti gli aggiornamenti verrà ridotto al 20%. 1 milione e 5. Ok. E se invece noi volessimo relazione con lo sponsor, 3 milioni e mezzo. Non possiamo. E invece il nostro pilotoncino potenza, abilità della struttura dell'ingegnere, effettuare più rapido, ma noi pit stop non ne facciamo. Incrementa la destrezza e riflessi del tuo pilota. Ma a me che me frega del mio pilota, sinceramente preferisco andare a migliorare la velocità dei pezzi. Va bene così. Ok, signori, avanziamo incrociando le dita che arrivino i pezzi per la macchina. Questo è l'altro richiesto la presenza per la riunione odierna. C'è bisogno di risolvere qualche problema. Andiamo. I ragazzi di Formula 1 Paddock Pass stanno pensando di creare una serie dove verranno vedere le dietro e le quinte del team di Formula 1. Ci hanno chiesto se siamo disposti ad aprire i cancelli delle nostre. Accetta. Fama scuderia. Più 750 punti risorsa. Fama scuderia o punti risorsa? Fama scuderia, dai, amani. Dai, accettiamo, così aumenta la fama scuderia, vediamo se riusciamo a ricevere i soldi, gli sponsor, e vediamo se migliora sta macchina. Andiamo avanti, dai. Il prossimo Gran Premio è quello di Singapore, signori. E lì ci sarà da... Ah, fermi tutti, stanno arrivando un sacco di pezzi. Perfetto, 486 punti risorse. Possiamo fare qualcosa con 486 punti risorse? Oh, che cosa bellissima. Guarda quante migliori hanno sbloccato. Non possiamo fare niente con 400 punti risorse. Bene, perfetto. E allora procediamo, signori.
Procediamo verso l'infinito e oltre. Struttura con lo scocco, dai. Sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Tanti bei pezzi per noi, 1.900.000. Qui possiamo fare qualcosa con 700 punti, mi consigli niente? No, scusami, ma noi abbiamo qualche altra cosa in costruzione? No. Zio, e allora qualcosina la dobbiamo proprio poter costruire. Mi sa che non possiamo costruire proprio nulla. 1.000, porca miseria, 800. 800. 800. 741, porca de miseria. Questo non è disponibile. 399. Dai, cose. Va bene, signori. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Siamo sempre l'ultima scuderia. Io non lo capisco. Sviluppiamo come dei maiali, ma siamo ancora l'ultima scuderia sulla griglia di partenza. E detto questo, signori, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento, sempre qui con Formula 1. Bella raga, ciao.